Ora si registrerà la conferenza. Radio Radicale, un saluto da Giuseppe Di Leo. L'11 febbraio 2013 è una data scolpita nella mente non solo dei cattolici, ma di tutto il mondo, perché segna il giorno in cui Papa Benedetto XVI, con un gesto clamoroso che ha anche in certo senso costernato il mondo cattolico e chi gli voleva bene, ha rinunciato alla cattedra di Pietro, al Munus Petrino. Gli effetti di quella rinuncia, a mio parere, persistono ancora, anche sotto il profilo canonico, di cosa sia stata quella rinuncia, i canonisti devono ancora approfondire e non sappiamo tutte le conseguenze che un Papa emerito possa portare, la scelta fatta coraggiosa poi, qualcuno l'ha definita la scelta di governo più forte operata da Benedetto XVI durante il suo pontificato. Quale effetto possa sortire sui prossimi pontificati. Ma quella data segna anche la fine di un pontificato che si è connotato per essere per ora l'ultimo pontificato europeo, di un europeo, perché adesso è felicemente regnante un papa latino-americano. E che cosa accomuna Papa Francesco a Papa Benedetto XVI? Intanto un libro. Questo sarà oggetto della nostra conversazione. La vera Europa, identità e missione. Joseph Ratzinger, Benedetto XVI, raccoglie gli interventi di Joseph Ratzinger, è da teologo e da arcivescovo. E poi da prefetto della Congregazione per la Dottrina Fede e da Papa sul tema dell'Europa e si avvale della introduzione di Papa Francesco, libro pubblicato molto opportunamente dalla casa editrice Cantagalli che lo ha inserito nella collana Testi Scelti, il terzo volume, concentrato appunto sugli interventi sull'Europa. Per parlare di questo volume ho invitato tre prestigiosi interlocutori. Comincio con Sua Eccellenza Monsignor Georg Gesbein, che saluto, a cui auguro, insomma, dico grazie per essere ritornato a Radio Radicale, professore, ma sì, perché so che è un canonista. Ma insomma, Eccellenza, grazie. Grazie per l'invito. Si vede che tutto sommato si è divertito durante il nostro primo incontro a settembre. Non si è annoiato se è ritornato. La mia memoria mi dice che era un incontro piacevole, utile e anche promettente. Bene, speriamo che mantenga le promesse questo secondo nostro incontro. Per discutere di questo libro, oltre a Sua Eccellenza Georg Gensbein, abbiamo due accademici, la professoressa Lucetta Scarrafia, che saluto molto calorosamente, ben ritornata a Radio Radicale, professoressa. Lucetta Scarrafia è già docente di storia contemporanea all'Università La Sapienza di Roma, che è l'università più grande d'Europa. E poi è stata, insomma, una firma brillante, importante anche dell'Osservatore Romano. Adesso collabora con la stampa, ma ha diretto, se non sbaglio, per un paio d'anni un mensile collegato all'Osservatore Romano, Sette dove anni, Giuseppe, 7 anni, no? numero perfetto. Era talmente bello quel volume, quell'iniziativa, che a me è sembrata pochissima, 2 anni solo, invece no, 7 anni, ma è come se fosse volato quel tempo. Proprio Voluta da Papa Benedetto. da Papa Benedetto XVI. Ecco un altro anello di collegamento. Certa Scarafia poi è insomma una voce
talvolta anche scomoda all'interno non solo della storiografia italiana, ma anche del mondo cattolico, della storiografia cattolica, perché insomma un giorno sì e l'altro pure reclama una maggiore presenza delle donne, non a mo' di slogan però, in maniera intelligente, in maniera intelligente. Non chiede che sia fatta papa una papessa, una donna, no? Né vescovo, ma insomma una presenza più sostanziale e sostanziosa. Terzo ospite, per la prima volta credo, a Radio Radicale, il professor Pierluca Azzaro, che saluto. Benvenuto, professore Azzaro. Grazie molto di questo invito. Buonasera a lei. Professore Azzaro insegna storia delle dottrine politiche, ma lo fa in lingua inglese, all'Università Cattolica di Milano, Università Cattolica che, in cui io ho con il rettore qualche mese fa ho celebrato il primo centenario qui a Radio Radicale. Professor Azzaro, lei ha anche una funzione all'interno della fondazione dedicata al Papa Emerito, se non sbaglio. Sì, non sbaglia. Collaboro con la fondazione e mi occupo un po' di tutte le iniziative che hanno a che fare con la diffusione nel mondo accademico del pensiero di Benedetto XVI. Peraltro un compito per nulla difficile, perché si tratta solo di raccogliere le sempre crescenti iniziative, richieste e desiderio di, come dire, approfondire, o meglio, di nutrirsi del suo pensiero da parte dei diversi ambiti del sapere. Perciò un compito molto gradevole. Che ci sia una volta ogni due anni la premiazione di esponenti importanti della cultura internazionale nei vari settori dello scibile umano? Beh, ci sono, la fondazione ha istituito vari premi, il più importante è il premio Ratzinger, che viene assegnato ogni anno da Papa Francesco, ed è assegnato principalmente a dei teologi che hanno non solo tratto ispirazione dal pensiero di Benedetto, ma che anche, come dire, hanno contribuito come cooperatori alla verità in senso ampio, che è lo slogan. Mi fa qualche nome di qualche premiato? So che c'è Remy Bragg, per esempio, che più che un teologo è un filosofo. Sì, è un umanista. Filosofico. Sì, poi c'è stato anche un compositore ortodosso, Arvo Pärt, che ha composto un Padre Nostro proprio per Benedetto XVI, che venera, e questo è molto significativo peraltro per il grande fascino che Papa Benedetto esercita su tutta la Chiesa ortodossa. E poi c'è stato l'architetto Botta per i suoi studi sul sacro nell'architettura, e poi naturalmente è ospite dell'Osservatore Romano. No, la mia idea, professore Azzaro, è quella di fare una trasmissione un po' cercando di discutere sull'importanza dei premiati di questo premio Ratzinger, magari avere un paio di ospiti, proprio Botta sarebbe molto interessante, o lo stesso Remy Bragg, con lei discutere, magari Padre Georg, discutere un po', mettere insieme l'importanza per la cultura europea in particolare, ma a livello mondiale, nei vari settori dei premiati per il premio Ratzinger. Mi pare un modo per onorare il Papa Emerito e onorare i premiati in maniera speciale. Sei d'accordo? Lo fisseremo, vedremo di organizzare questa cosa nel prossimo non remoto o futuro, insomma. Quindi prossimo futuro, va bene? Allora, io intanto direi di entrare subito in argomento. E professor Azzaro, chiederei a lei questo libro, che La vera Europa, non è un librone fondo a 250 pagine, però è un libro molto denso, offre veramente, basterebbero le prime 30 pagine per poter fare una discussione qui di almeno due ore. E io le chiederei, a lei professor Azzaro, di offrire agli ascoltatori una sintesi pochissimi minuti di questo libro, indicandoci un po'
la linea, il fil rouge, qual è la tesi centrale di questo libro, qual è l'Europa delineata da Joseph Ratzinger Benedetto XVI. Ma guardi, intanto devo dire che l'idea della collana Testi scelti di Benedetto XVI è proprio quella di offrire a un vasto pubblico degli strumenti immediatamente accessibili e profondi a un tempo per appropriarsi dei vari aspetti del pensiero del Papa. I libroni di cui lei parla sono i volumi dell'Opera Omnia, in realtà, che pubblica la libreria editrice vaticana. La collana Testi scelti invece vuole offrire gli stessi temi che tratta l'Opera Omnia, soltanto in maniera più sintetica e più immediatamente accessibile a tutti. Il terzo volume di questa collana è appunto l'Europa. Il primo è stato il sacerdozio, il secondo fede politica e il terzo l'Europa. Una sintesi. Benedetto, come dire, si è sempre interessato al tema dell'Europa dal punto di vista, come dire, della sua essenza spirituale. Naturalmente a lui non sfugge che l'Europa, il concetto di Europa ha una connotazione geografica, una connotazione istituzionale, una connotazione storica che variano negli anni e così via. Ma lui ha voluto proprio andare sin dagli inizi al cuore dell'Europa. Che cos'è il cuore dell'Europa? Perché secondo lui il destino di questo continente si gioca tutto sul fatto del se questo cuore viva, pulsi, sia sano, oppure del se questo cuore sia malato, sia malfunzionante. Il tema del futuro dell'Europa, identità e missione, un po' indica anche un futuro. Il tema non solo del passato e del presente dell'Europa, ma del futuro dell'Europa, si gioca proprio sulla definizione di che cos'è questo cuore dell'Europa, la sua forza propulsiva. Infatti, professore, scusi, ma proprio a pagina 25, Joseph Ratzinger scrive: il problema dell'attuale dibattito sull'Europa e anche quello della lotta politica riguardo all'Europa consiste in gran parte nel fatto che rimane poco chiaro cosa si intenda o si affermi effettivamente con la parola Europa. Sì, è vero, è così, è così. Il tema è possibile affrontarlo da tante prospettive, ma io ne prediligo una per andare al nocciolo. Cioè, a me ha colpito un'intervista recente di Monsignor Genswein, che ha detto una cosa, come nel suo stile, molto lapidaria e molto chiara. Cioè, ha detto: al centro del pensiero di Benedetto, sin dagli inizi, sta la verità, l'idea di verità, una verità sull'uomo. Ora, l'idea di Europa su cui si è proprio costruito il nostro continente, la sua grandezza, sta in un preciso rapporto di questa verità con l'idea di libertà. Benedetto XVI è un pensatore molto moderno e lui dice sostanzialmente che la sintesi tra queste due idee ha fatto la grandezza e la vera umanità dell'Europa, tra verità e libertà. Simul stabunt, simul cadunt, cioè se si mantiene una verità sull'uomo, allora sulla base di questa verità l'uomo può veramente rimanere libero. Se cade questa idea dell'uomo, se cade questa idea di cosa è l'uomo, allora anche la sua libertà inizia a vacillare. E da questa tesi, questa sua tesi, poi lui la mette alla prova dei fatti storici, e i fatti storici li interpreta sulla base di questo criterio in modo molto convincente, fino ad arrivare
ai giorni nostri e a dire: certo, io sono d'accordissimo che al centro ci sia l'idea di libertà nel continente europeo, ma siamo sicuri che l'uomo nell'attuale comprensione, cioè sia veramente libero? Siamo sicuri che un'Europa totalmente secolarizzata garantisca libertà all'uomo, oppure una falsa democrazia, quella in cui noi oggi rischiamo di cadere? E io sono rimasto molto stupito perché oggi tanti si accorgono del tema dei rischi della democrazia fragile. È un tema molto, molto diffuso nell'ambito della politologia, per esempio. Ma Ratzinger l'ha visto 30 anni fa. Lui 30 anni fa, nel 78-79, ci sono i primi articoli di Ratzinger sull'Europa. Siamo proprio alla celebrazione delle prime elezioni del Parlamento europeo e lui lo celebra il Parlamento europeo, celebra la democrazia in Europa, però mette in guardia da una falsa democrazia. Ecco, Mi pare che questo. questo primo concetto sulla falsa democrazia, poi detta da uno studioso di storia e dottrine politiche, mi sembra diciamo un primo punto fermo da tenere come diciamo stella polare. Qui passo dalla concezione però politica, politologica della democrazia alla concezione invece di che cos'è l'Europa dal punto di vista culturale, storicamente, lo chiedo alla storica Lucetta Scarpia. Perché dall'analisi di Joseph Ratzinger, insomma, Lucetta Scarafia, parliamoci chiaro, i ragazzi che escono, gli studenti, gli studiosi, anche i dottorandi di ricerca che escono dalle università italiane e europee, magari conoscono Federico Chabod, conoscono Rosario Romeo, ma per esempio non conoscono uno storico come Gregorio Penco, che ti scrive una storia dell'Europa attraverso il monachesimo. Allora, la ricostruzione che offre già dalla fine degli anni 70 Joseph Ratzinger dell'Europa è di una ricostruzione storico-culturale dell'Europa stessa, in cui il cristianesimo è l'humus imprescindibile. Chiedo a Lucetta Scarafia di delinearci questa visione ratzingeriana degli strati culturali con cui il cristianesimo si rapporta con la filosofia greca, con il diritto romano, magari con la barbaritas attraverso la patristica e poi il mondo moderno con le sue rivoluzioni. Lucetta Scarpia. Intanto vorrei dire una cosa, che Joseph Ratzinger, proprio con la scelta del nome Benedetto, ha posto, questo anche in modo politico, l'Europa al centro del suo pontificato. Benedetto è il monachesimo europeo, la rifondazione del cristianesimo dopo anni di crisi, dopo le invasioni barbariche, quel filo che ha tenuto in vita il cristianesimo durante la storia d'Europa. Ed è stato anche un modo di dire che il futuro del cattolicesimo, diciamo, ma lui ha sempre usato un metro molto più ampio, Ratzinger, parlando di cristianesimo, si gioca in Europa. Questa è la sua posizione, diciamo, principale che ha, come dire, configurato tutto il suo pontificato e in particolare già era stata anticipata dagli studi e dagli articoli che noi vediamo presentati in questo libro. È una posizione abbastanza specifica perché ci sono molte posizioni alternative che dicono che mentre la Chiesa si allarga, la vera Chiesa è quella che è in America Latina, quella che è in Africa. Ecco, no. Papa Benedetto dice, diciamo, le sorti del futuro si giocano in Europa e spiega il perché in tutti questi saggi. Poi vorrei anche, se me lo concedete dopo aver risposto alla sua domanda, vorrei anche dire che ci sono due questioni, una questione molto importante che sta, diciamo così, creando problemi enormi nella Chiesa di oggi, che è quella degli abusi, e Papa Benedetto in due occasioni ha specificato come si giochi in Europa.
anche con la lettera di ieri. Allora, io su questo punto poi vorrei tornare, perché lui continua in tutto il suo operato, in fondo, a ribadire che è l'Europa il luogo dove si giocano dal punto di vista intellettuale le grandi questioni della Chiesa. Perché dice questo? Perché l'Europa è il luogo dove è avvenuta la fusione fra il pensiero cristiano, ebraico-cristiano, che è orientale, di radici orientali, con la cultura greca e poi quella romana anche, che si sono fuse creando quella che è la grande cultura della Chiesa. Questa è la ricchezza culturale, proprio un discorso anche intellettuale, su cui si fonda tutta la storia europea. È quella su cui l'Europa è cresciuta. Cioè, la dignità di ogni essere umano, che è un pensiero assolutamente dell'Europa, nato in Europa, poi si è sviluppato anche da movimenti opposti alla Chiesa, come la Rivoluzione francese, ma i semi di questa idea che gli esseri umani erano tutti uguali e che avevano tutti la stessa dignità sono dei semi cristiani. Qualche volta, diciamo, i semi cristiani si sviluppano fuori dalla Chiesa. E poi vengono accettati magari dalla Chiesa più tardi, però, come ricorda sempre Ratzinger, sono frutto del pensiero cristiano e sono frutto di questa, diciamo, compenetrazione fra il pensiero cristiano e soprattutto quello greco. Questo è quello che ha fatto l'Europa. Se l'Europa perde, vuol buttare via la sua identità cristiana, cosa che ha fatto, come sappiamo, rifiutandosi di citare le radici cristiane, nella sua Costituzione. Costituzione. Ecco, è una cosa, a parte che è astorica, è una cosa dal punto di qualsiasi professore può dire, guardate, è un errore blu, perché è chiaro che l'Europa è stata fatta insieme dal pensiero cristiano, fondamentalmente, insieme ad altre influenze, ma sicuramente non si può togliere il pensiero cristiano, ma è talmente forte, talmente, diciamo così, importante l'influsso cristiano anche nello sviluppo di quel pensiero europeo laico, che è quello che riguarda il diritto individuale, il riconoscimento del valore della persona, la democrazia che è nata nei monasteri. La prima parte, la democrazia ateniese, che come sappiamo però teneva da parte, escludeva una Era parte dei cittadini. democratica, Ecco. democratica. L'altro giorno c'è stata una conversazione tra Luciano Canfora ed Eva Cantarella sulla democrazia tra Atene e Sparta. Certo, Atene era più democratica di Sparta, ma non è un modello per le democrazie attuali. Invece è Tutti. stata Certo, realizzata e praticata nei monasteri per secoli con cambiamento. Benedettini. Per esempio, il cambiamento della leadership obbligatorio dopo una certa serie di anni. Non sono solo i 5 Stelle che sono contrari ai due mandati. Tutti i movimenti religiosi in genere dopo due mandati mandano via i loro dirigenti, li costringono a tornare umili a obbedire. È una lezione di democrazia straordinaria questa. Io l'ho vista nelle congregazioni religiose, negli ordini religiosi che ho conosciuto, quello che era il comandante, diciamo, fino a qualche ora prima diventa un obbediente monaco o suora o monaca che obbedisce 2 minuti dopo. Cioè, queste sono delle lezioni di democrazia che hanno segnato moltissimo la storia dell'Europa e che va a su e tutto quello, da una parte la dignità dell'essere umano e il riconoscimento del valore dell'essere umano e della vita umana, e dall'altra questo della pratica della democrazia, dell'insegnamento della democrazia. Queste sono due capisaldi della storia europea che si sono sviluppati con l'aiuto costante del pensiero cristiano, come dire, il suggerimento costante del pensiero cristiano. Quando poi nella storia d'Europa si è venuto meno, diciamo, di questa influenza del pensiero cristiano, dice nel libro Ratzinger, non solo gli esseri umani hanno creduto di essere i padroni della natura e quindi si sono comportati da padroni nel mondo fisico, biologico, generando tutti i problemi che sappiamo e di cui adesso siamo vittime, ma anche nei confronti dell'uomo. E su questo c'è questo squarcio veramente importante, che lui dice che l'ecologia non deve essere, lo sguardo critico degli ecologisti non deve essere rivolto solo alla Alla natura, ma natura. anche
l'essere umano fa parte della natura, il modo in cui viene trattato l'essere umano è un modo che ne, diciamo, va contro la sua dignità di essere umano, quella dignità che era stata tanto difesa e in qualche modo proposta dal cristianesimo. Dobbiamo ricordare, e questo lo vorrei ricordare prima di concludere, che tutte quelle cose che ho detto, cioè la democrazia, la dignità della vita umana, il valore dell'individuo, e a questo aggiungo una cosa mia personale, l'uguaglianza delle donne con gli uomini, che sono tutti principi cristiani, semicristiani, gettati nella storia europea e che hanno fruttificato nella storia europea, fanno molta, molta fatica a fruttificare e a veramente realizzarsi nei paesi che non hanno la cultura cristiana. Questo Certo. dovremmo darci. E questo mi pare, grazie professoressa Scarafiglia, di capitale importanza, perché l'importanza di questo libro, non farlo vedere per gli ascoltatori che vedranno quella versione in audio-video, Joseph Ratzinger, Benedetto XVI, La vera Europa, Identità e Missione, è che è un libro che si consuma tra due tensioni, quei due poli. Da un lato è il dimostrare che senza il cristianesimo non c'è l'Europa, e nello stesso tempo però confutare l'idea che il cristianesimo sia solo eurocentrico, ha un valore universale. Tra questi due poli si consuma poi, professoressa Scarafia, il contesto attuale della cancel culture, per esempio, che vuole cancellare tutto, parificare al ribasso tutto, ed è per questo che Joseph, il teologo politico Joseph Ratzinger, è un pensatore scomodo. Eccellenza, io qui ho un altro libro. Il libro principale, La pietanza principale, è questo, di Joseph Ratzinger, Benedetto XVI, La vera Europa. Però ho ricevuto anche quest'altro volumetto, Georgen Svein, Testimoniare la verità, dove lei dedica anche un capitolo intitolato A passato e futuro dell'Europa. Che cosa può imparare l'Europa dal suo passato, qui lei dice romano, ma più in generale dal suo passato generale, in linea di continuità ideale con il libro di Benedetto XVI? Gliela faccio io la domanda. Che cosa può imparare l'Europa dal suo passato? Cosa può recuperare? Cosa deve conservare? Cosa deve trasmettere agli altri continenti? Eccellenza. Sì, grazie dottore. Però non vorrei cominciare subito con la risposta alla sua domanda, ma un po' ridimensionare ciò che adesso ha fatto vedere questo mio libro. Qui devo dire che questo libro, con un altro titolo, ma quasi con lo stesso contenuto, sono tre, una omelia, una conferenza e o forse una prefazione, non mi ricordo bene, in più rispetto alla versione tedesca che è stata pubblicata 2 anni fa. È un raccolto che una casa editoriale tedesca mi ha chiesto di dare le mie cose. Allora, vuol dire omelie, conferenze, introduzione, presentazione di libri, e hanno fatto una scelta loro e è stato pubblicato nel 2019. Infatti, in un punto sono due articoli in cui mi esprimo. A un luogo destinato e in una conferenza riguardo all'Europa. E qui è importante per me che, devo dire, ma questo penso che sia ovvio, che io certamente prima di scrivere, prima di pensare, poi prima di mettere insieme pensiero e ciò che ho scritto, ovviamente ho consultato. Ancora non c'era questo libro che ha curato il professor Azzarro, ma tutte le fonti da dove sono prese queste, in tedesco certamente, primo, e ho visto che quello che lei ha citato poc'anzi fa è una citazione di una conferenza del cardinale Ratzinger nel 79 a Strasburgo. Cioè, il titolo di quella occasione era L'Europa e i cristiani. Vuol dire il pensiero, o meglio detto, ciò che Ratzinger ha scritto sull'Europa è un frutto di decenni di riflessione, di esperienze,
E io ho imparato studiando il suo pensiero, adesso solo sull'Europa e anche sui scritti politici, allora ha un pensiero che parte proprio lì dove la professoressa Scarafia ha proprio sottolineato, cioè è un pensiero che mette insieme, diciamo così, un po' in modo secolare, il pensiero ebraico, il pensiero greco, e poi il pensiero romano. Questo triangolo è e rimane la base, o meglio detto, con una parola che sta molto a cuore al Papa Emerito, sono le radici della. Allora, se uno non pensa più alle radici, vede l'albero e vede che c'è qualcosa e poi si emette. Mette proprio un strumento che non va bene alle radici, non si deve meravigliarsi che poi l'albero risponde in modo negativo. Se tolgo le radici, non ha più futuro, non ha più vita. E tutto ciò che la professoressa ha detto riguardo all'identità, riguardo ai diritti umani, riguardo a cose importantissime che anche nel mondo secolare sono state riprese, anzi proprio chieste o richieste, è una eredità cristiana. O lo fanno in modo insaputo, o lo fanno sapendo che questo, in fin dei conti, è proprio una eredità cristiana, ma non vogliono più avere a che fare con il mondo cristiano, non soltanto con la Chiesa cristiana, con la Chiesa cattolica, ma proprio con il pensiero cristiano. E questo, secondo me, è proprio degli errori grandi anche in molti concetti politici di oggi riguardo alla politica. Se si concentra anzitutto, o quasi esclusivamente, la politica europea in ambiti finanziari e economici, si perde l'anima. Perdendo l'anima si può forse un po' vivere, però non è più una vita umana, non è più una vita che dà questo sapore, anche questo senso, ma è una vita che secondo me non vale essere vissuta. Eccellenza, sintetizzo in maniera giornalistica, anche un po' provocatoria. Il mettere insieme il filone ebraico, il filone ellenistico, il filone romano è l'esperienza storico-epistemologica, politica, filosofica, teologica di un grande fenomeno che risponde al nome della patristica. La cultura teologica di Joseph Ratzinger è imbevuta della patristica, è greca e latina, poi, tra l'altro, dei due polmoni, e il nome Benedetto ha una esplicitazione in questo, la capacità del cristianesimo di saper implementare la modernità con la tradizione. Però qui chiedo al professor Azzaro, che ha curato questi testi insieme con Carlos Granados, un editorialista prestigioso, Dreher, del New York Times, ha parlato di opzione benedettina, cioè di un'opzione che vede la presenza di cristiani tutto sommato futura come minorità nel contesto di una società non secolarizzata, ma secolarista, non laica, ma laicista, non ipercritica, ma magari agnostica. Come si colloca questa provocazione che proviene dall'altro fronte dell'Occidente, da poi fronte laico, liberal, sebbene Dreher sia un cattolico, della opzione di minoranza minoritaria della Chiesa di Benedetto da Norcia e tutto sommato della Chiesa nella opzione ratzingeriana offerta da Benedetto XVI. Professor Azzaro.
Ma guardi, è un'opzione realistica, questa è una delle, diciamo, profezie più affascinanti, più profonde di Benedetto XVI, no? Questa chiesa del futuro che sarà minoranza, che sarà fatta di piccoli gruppi, ma convinti, decisi, che irradiano un calore che finirà per ricoinvolgere gli altri. Come lui fa l'esempio di una goccia di inchiostro che dà il colore a un intero bicchiere d'acqua. E io, studiando questi testi, a un certo punto mi sono come reso conto che lui guardasse al futuro dell'Europa, al futuro anche della Chiesa, anche sulla base dei suoi primissimi studi, per esempio su Agostino. Lui, quando studia Agostino, e qui ritorno al tema della verità, sottolinea il fatto come Agostino definisca, descriva una comunità di cristiani perseguitati che però accetta la persecuzione e non rinuncia a testimoniare la verità sull'uomo, che è creatura di Dio e dunque indisponibile a essere strumentalizzato, e in questo poi alla fine vince. E credo che lui, in qualche modo, abbia trovato in questi suoi studi una chiave interpretativa per il suo presente. È strabiliante come Ratzinger, agli inizi degli anni 50, parli di neopaganesimo. Lui, da un certo punto, da Abbiamo un po' di disturbo nella linea del professor Azzaro. Professore? È un po' disturbato. Allora, ancora piene, intanto. ma la coscienza delle, cristiana delle persone, la coscienza si sta affievolendo. E dall'altro neopaganese cerca di. Sente? Sì, adesso la sentiamo, prego. Lei stava parlando del Mi neopaganesimo. sente? Sì, la sentiamo. Sì, il neopaganesimo è. Ha due aspetti, naturalmente questo affievolirsi della fede nelle coscienze, ma dall'altro un ritorno a quello che è stato il paganesimo, per esempio, nell'impero, dove il potere acconsentiva alla fede uno spazio esclusivamente privato, ma nessuna valenza pubblica. Però non consentire alla fede nessuna valenza pubblica significa negare sostanzialmente quello che si diceva prima, cioè che l'uomo ha una dignità incontestabile in quanto creatura di Dio, che nessuno può disporre dell'essere umano come una cosa, come uno strumento per interessi propri, immediati o lati. E lui ha capito che se, come dire, la storia fosse andata in una direzione che lui naturalmente non desiderava, ci saremmo trovati in una situazione simile, mutatis mutandis, a quelle del paganesimo e della persecuzione dei cristiani durante l'impero romano. E così ha detto: guardate che forse ci sarà un tempo in cui i cristiani saranno pochi in futuro, piccoli gruppi, ma piccoli gruppi convinti, piccoli gruppi che non rinunceranno alla verità e dunque alla libertà. Questo a me è una cosa che ha colpito moltissimo, perché la grande istanza della modernità è: vogliamo essere liberi, non vogliamo vincoli, vogliamo emanciparci. Vogliamo essere individui liberi, dunque felici. Però Ratzinger dice, e lo dimostra in modo brillante, che si è liberi se l'uomo, se si afferma una verità sull'uomo, dunque una sua grandezza, dunque, come diceva la professoressa Scarfia, una sua dignità. E l'opzione Benedetto è questa, cioè a volte uno pensa all'opzione Benedetto che gli ultimi cristiani sono, come dire, dentro un fortino, abbarbicati in mezzo a delle ragnatele, semi-mummificati, che poi finalmente qualcuno, come dire, con una bella apertura di finestra li farà svanire, eccetera, eccetera. Invece credo che sia proprio il contrario, cioè sarà un piccolo gruppo che manterrà acceso il fuoco, che in un mondo molto freddo e molto disumano manterrà accesa una stufa.
e piano piano intorno a questa stufa ritorneranno a sembrarsi le persone. E per questo anche questa, scusi se mi lancio, ma anche queste sue anche appelli alla demondanizzazione, al ritorno all'essenza, sono tutti rivolti al futuro, a un futuro bello, ecco, così. E qui naturalmente si inserisce anche quello che ha detto la professoressa Scarafia e che a me ha colpito molto, cioè c'è un equivoco, cioè la Chiesa, e questo Ratzinger lo dimostra in modo proprio splendido, la Chiesa, tanto più la Chiesa è fedele alla sua missione, tanto più ha un ruolo politico efficace, tanto più la Chiesa vuole fare politica, tanto meno è politicamente efficace, perché si tratta proprio di, come dire, formare le coscienze in modo tale che possano rapportarsi in modo sano al potere. O meglio. Chiarissimo, professore, chiarissimo. E questa frase, questo suo ultimo concetto mi ricorda una frase che ripeteva spesso Marco Pannella, ricordando la frase del cardinale Joseph Ratzinger, che diceva: ci hanno dovuto spogliare 20 settembre 1870 contro la nostra volontà, e noi attraverso quell'evento traumatico, che tale poteva apparire, abbiamo scoperto l'essenza della Chiesa. Il richiamo poi anche, faccio un secondo richiamo se permettete, stiamo parlando di una radio fondata da Marco Pannella. In quegli anni, mentre il giovane Joseph Ratzinger elaborava temi agnosticismo, laicismo, la non fede, il rapporto con il cristianesimo, proprio nel 1949 esce un libro in edizione francese, Marco Pannella mi ha detto di aver letto, di Henri de Lubac, sul dramma dell'umanesimo ateo, che era collimava con quel tema. Lucetta Scarrafia, in questo libro, Interventi di Benedetto XVI, Joseph Ratzinger sostiene che, insomma, il matrimonio tra uomo e donna, la fedeltà coniugale, la monogamia, connotano il cristianesimo, ma connotano la identità della cultura europea, da cui non si può prescindere. Siamo anche a ridosso dell'appuntamento della sentenza della consulta della Corte Costituzionale riguardo all'eutanasia, quindi inserisco anche il tema dell'eutanasia. Queste considerazioni di Ratzinger, lei le condivide? Cerchi di esplicitarcele meglio, come lei è capace di fare. Lucetta Scarpini. Grazie, io le condivido profondamente. Condivido anche quest'idea, intanto, che il matrimonio sia fondante della cultura europea, il matrimonio cristiano sia fondante della cultura europea, e lei, di Leo, ha dimenticato un aspetto fondante del matrimonio cristiano, che prevede uguali diritti, uguali doveri per marito e moglie. Poi Ma nella io sono un maschilista, che vuole, lo sa, professore. Però non è stato in realtà così nella storia, si è poi realizzato invece un matrimonio in cui gli uomini facevano quel che volevano e le donne venivano punite se si ribellavano. Però il matrimonio cristiano, quello che è, cioè un rispetto totale, il fatto che Gesù abbia impedito il divorzio, cioè che allora poi non era divorzio, ma era ripudio, cioè si dice sempre che Gesù si è affermato che non bisogna divorziare, non bisogna ripudiare, che è un'altra cosa, anche perché chi veniva ripudiato erano le donne, e venivano ripudiate perché erano sterili in genere. Con la indissolubilità del matrimonio cristiano, le donne vengono considerate pari agli uomini, cioè non delle bestie per fare figli, no? Come delle mucche, quella mucca non fa vitellini, la cambiamo. Sono esseri umani che sono uniti in matrimonio a un altro essere umano. Se capita che non ci sono figli, allora non si pensava che gli uomini potessero essere sterili. Se non ci sono figli, il matrimonio è valido lo stesso. È stato un modo di dare dignità alla donna nel matrimonio cristiano molto, molto proprio decisivo nella storia d'Europa. E questo bisognerà sempre ricordarlo.
Ora il matrimonio si fonda sull'idea della famiglia e della procreazione. Il matrimonio fra omosessuali non può essere considerato matrimonio, ma io penso, per esempio, personalmente, che possa essere riconosciuto giuridicamente come unione fra due persone, ma non può essere considerato matrimonio in senso religioso perché non dà origine a una famiglia. Allora, lei mi dirà che adesso si fanno bambini in tutti i modi, ecco, questo sì. Ecco, io penso che non siano comunque mai figli di due uomini o di due donne, sono figli di una, diciamo, di una scorciatoia scientifica, più o meno scientifica, che ha permesso che loro dicessero che era loro figlio. Ma tutti questi bambini che nascono hanno una mamma e un papà, di cui uno escluso dalla coppia genitoriale che si è creata. Quindi io sono assolutamente, condivido questa idea della Chiesa. Penso privatamente io, Lucetta Scaraffia, non so se la Chiesa, che l'unione fra due donne e due uomini dovrebbe avere tutti i riconoscimenti giuridici possibili, l'eredità, l'affitto, qualsiasi cosa, Anche però l'adozione. l'adozione bisognerebbe pensarci, bisognerebbe pensarci. Sull'adozione ho qualche apertura, ecco. Però sull'idea del matrimonio che fonda una famiglia, no. Poi, questa è la prima cosa. La seconda cosa è quella del figlio, questo è il primo punto, che poi ha a che vedere e confina, come lei sa, su tutto l'aspetto della inseminazione artificiale, cioè tutto il mondo che riguarda le scoperte scientifiche che permettono di avere dei figli fatti in laboratorio. Qui non tocchiamolo, ma è un altro punto su cui la Chiesa si è pronunciata. L'altro è sul fine vita. Ora è impossibile che una religione accetti che una persona possa per legge essere soppressa, una religione che dà valore alla vita umana, perché questo crea immediatamente l'idea che esistano delle persone che è bene che non vivano, la cui vita non ha più lo stesso valore di altre. E il fatto di dire che le persone diano il loro consenso, le persone che possono essere sottoposte a eutanasia o suicidio assistito diano il loro consenso, apre un problema grandissimo che è giuridico, psicologico, io dico, sul consenso, ma il libero consenso. Ma lei pensa veramente che una persona che sta soffrendo, che è in gravissime condizioni, immagino sempre vengono previste di immobilità, magari di dolore, che sa di essere un gran peso per la sua famiglia o per le persone che ha care, anche un peso allo Stato, perché costa assisterla, qui conta molto il costo anche dell'assistenza delle persone gravemente malate, non lo si dice mai. Ma i paesi che hanno accettato l'eutanasia, come il Belgio, hanno visto crollare i costi di assistenza a fine vita. Ecco, non lo si dice perché, diciamo, non è molto elegante, però c'è anche questo problema. Allora, una persona che vive una situazione simile, secondo lei può dare un libero consenso? Non è condizionato da nulla. Ma io penso che sia condizionato in mille modi, come sempre, qualsiasi nostro consenso è condizionato. È condizionato perché noi esseri umani non siamo degli atomi isolati, siamo legati da mille rapporti con le persone, ma anche degli infermieri che vengono lì, anche dei medici. Cioè si crea sempre una rete umana di sguardi, di sorrisi, di trattamenti, di aspettative e di speranze che ci rendono meno liberi. Qualsiasi cosa, noi non siamo mai completamente liberi. Quindi io non mi fido di quel consenso, lo penso che non è mai libero, un consenso che riguarda una cosa così enorme come la vita umana. Noi non scegliamo di nascere, nonostante i lavori di laboratorio, come sapete tutti benissimo, mettere insieme uno spermatozoo e un ovulo solo raramente dà origine a un nuovo bambino, no? La percentuale di riuscita di questi esperimenti è sotto il 30%. Quindi ricordiamoci che ci vuole sempre qualcos'altro, non è proprio che uno lo fa come se facesse un puzzle, ecco. Allora, noi non scegliamo di vivere, vogliamo scegliere di morire, ma non sarà che è perché non riusciamo più a pensare alla morte in modo, diciamo, pacificato, non riusciamo più a pensare
la morte come qualcosa che ci viene dal di fuori, come è stato nascere, e che noi dobbiamo accettare. Non ci fa molta fatica accettare qualcosa che noi non controlliamo. In fondo, l'eutanasia è l'altra faccia dell'accanimento terapeutico. L'accanimento terapeutico è di chi dice facciamo di tutto perché non muoia questa persona, anche in modi irragionevoli, folli. Molto spesso viene fatto l'accanimento terapeutico, molto spesso, tenendo in vita persone che potrebbero, che se no morirebbero e sarebbe il loro momento. E l'eutanasia è la stessa cosa, cioè rifiutare la morte naturale. Naturale non è più la morte mai, perché basta che prendiamo un antibiotico che la morte non è più naturale, diciamo così, ma quella che arriva a un certo punto non decisa da noi. Arriva a un momento che non sappiamo perché è quello e non un altro. Ora, non è il caso di credere in Dio per accettare questo, secondo me. E invece è stata sempre una grande forma di saggezza degli esseri umani, quella di accettare la morte, anzi, la fonte di ogni filosofia e di ogni saggezza è una meditazione sulla morte e sul fatto che la morte arriva quando noi non ce l'aspettiamo. È uno degli aspetti della morte principali, quello di essere imprevista. Anche quando una persona è gravemente malata, la morte è imprevista. Perché ti dicono non ha più di 3 giorni e tutti sappiamo, avendo avuto parenti malati, che magari uno vive ancora una settimana, oppure invece muore un'ora dopo. Beh, è imprevista la morte. Perché non riusciamo più nella nostra cultura moderna ad accettare l'imprevedibilità della morte, come anche l'imprevedibilità della nascita, eh? Ecco, questi aspetti sono imprevedibilità. Poi uno può pensare che dietro c'è il dito di Dio, oppure no. Però è un aspetto misterioso, ma la nostra vita è piena di misteri. Perché non vogliamo più accettare che c'è del mistero nella nostra vita? Cara professoressa Lucetta Scarafia, visto che mi ha cortesemente stuzzicato, che ogni epoca ha i suoi tabù. C'è stata un'epoca in cui c'era il tabù dell'eros, l'epoca attuale il tabù è del thanatos. Però certo, se c'è una cosa che ci ha insegnato questa pandemia con i Novax è che l'idea che la libertà senza se e senza ma sia un valore sempre e comunque, quindi anche la libertà di non vaccinarsi, per esempio, e ci fa pensare che in realtà la libertà va coniugata con altri valori. Proprio la vicenda della pandemia e dei Novax ci induce a relativizzare i valori, nel senso di compenetrarli e metterli in relazione e soppesarli con altri, bilanciando. Certo. Poi nella storia ci sono dei volumi, nella storia dell'Europa, l'eutanasia, la dolce morte, un po' come l'aborto clandestino, la forma di eutanasia clandestina ha attraversato la vicenda della storia europea. Naturalmente è ben diverso il riconoscerlo e legiferarlo. E accettarne poi anche tutte le estreme conseguenze della scelta della vita, cosa meriti, quale embrione o feto meriti di vivere e quale no, quale persona anziana meriti di vivere e continuare a vivere, se ancora produttiva oppure no. Questo è un grandissimo segnale, è un grande problema di natura etica. Poi l'etica ritorna in morale, ma certo il fatto che la libertà senza se e senza ma sia sempre, comunque, in tutti gli orizzonti un valore, dopo la pandemia, io mi sento di dire che questo dogma è da relativizzare. Padre Georg Henswein, eccellenza, io adesso la chiamo padre perché i temi sono così adesso lancinanti che richiedono un parere proveritate. Per certi versi. Ora, se la sia la veritate con la M maiuscola o M minuscola, non lo so, però, per esempio, la divisione dell'Europa su cui Joseph Ratzinger e Benedetto XVI si sofferma molto è anche attraversata dalla divisione delle chiese, addirittura dalla Chiesa cattolica, addirittura all'interno, per esempio, della conferenza episcopale tedesca. Io ho qui in mano il fascicolo 21 della rivista Il Regno, documenti, che pubblica
il testo alternativo per il forum su potere e divisione dei poteri nella Chiesa del Cammino Sinodale tedesco, come se ci si dividesse tra una maggioranza e una minoranza parlamentare. Ecco, la divisione nelle chiese storicamente data, e c'è cioè il cammino ecumenico, ma la divisione adesso nella Chiesa, in particolare quella tedesca, che induce anche atteggiamenti di demolizione o tentativi di demolizione del pontificato di Ratzinger, dell'episcopato di Ratzinger, ma in modo particolare della ecclesiologia ratzingeriana. Eccellenza. Allora, lei adesso ha fatto un bel ponte, o diciamo un salto, quasi salto mortale, dal Papa di Benedetto XVI al Cammino Sinodale. Alcuni dicono in Germania non si chiama Cammino Sinodale, ma Cammino Abissale, nel senso che chi è questo e che cosa è questo cammino sinodale? Allora, è una rappresentanza, ci sono tutti i vescovi, anche gli ausiliari, poi abbiamo qui diciamo, un'associazione dei laici, in tedesco sì, c'è un comitato dei cattolici, Zentralkomitee der Deutschen Katholiken, dove sono quasi solo politici, che si incontrano anche in occasione politica, eccetera, ci si conosce. E poi ci sono varie rappresentanti diciamo, della vita religiosa, della vita culturale, eccetera, eccetera. Riguardo a ciò che lei ha chiesto, non vorrei dire mai la Chiesa tedesca, che non esiste. Esistono correnti nella Chiesa cattolica che è in Germania e una corrente, certamente adesso tutto si deve sempre vedere, il background è sempre ciò che si chiama pedofilia e abusi sessuali da parte dei sacerdoti. Questa è una cosa gravissima e come di nuovo sottolineato Benedetto XVI nella sua lettera, ogni caso è troppo e ogni caso è orribile. Ogni caso è da deplorare. Ma questo fatto che questa realtà esiste purtroppo anche nella Chiesa cattolica non può essere una causa, una monocausa per tutto ciò che ha iniziato il cosiddetto cammino sinodale. E adesso, la settimana scorsa, lei ha citato di questo documento, penso, sono stati presentati anche votati, sono quattro fori e lì sono stati fatti, diciamo, papers, come si può dire, docu non documenti, è troppo, insomma, sono Quaderni, no, no, punti, diciamo appunti, appunti. testi che ne non hanno nessun valore giuridico, no? Non è un sinodo. Qui dobbiamo prima dire un sinodo. È una cosa, il cammino sinodale è un'altra cosa. Non un sinodo, questo cammino sinodale non ha nessun valore giuridico. Queste sono proposte che possono essere condivise o meno. E infatti quello che lei ha citato è stato votato, e questo è una cosa orribile, di 70%, inclusi i vescovi. Allora vuol dire che qui c'è un atteggiamento molto molto strano. Molto strano nel senso che quel testo paragonato, o meglio detto, esaminato con una sana teologia, con una sana ecclesiologia, non supera l'esame. Vuol dire sarà bocciato. Se io voglio sostituire la struttura sacramentale della Chiesa, perché lei ha parlato giustamente della ecclesiologia, lei ha parlato dell'ecclesiologia di Ratzinger, si può dire sì, l'ecclesiologia cattolica, se io voglio sostituire questa cosa che
parliamo adesso, o parlo adesso in modo come canonista, che fa parte del Ius Divinum, cioè, che fa parte della rivelazione, e non tengo più questo come vincolante, come un dono, come la volontà di Dio, volontà del Signore. Allora poi posso, come dire, posso fare tutto con un aspetto, secondo me, pseudo-democratico. È giusto che la democrazia nella Chiesa ha un posto necessario e un posto anche da garantire e da mantenere garantito. Però quando si comincia con pseudo-espressione democratici, cambiare l'ecclesiologia o la struttura sacramentale rivelata, poi si deve dire stop, c'è qualcosa che non va. E io sono molto curioso, perché si parla di un cammino, no? Un cammino continua. Sono molto curioso come questo cammino cammina avanti, se posso essere usare questa espressione, o adesso vogliono mandare tutto, anche questo, ma ci sono anche altri testi, a Roma per, tra virgolette, nutrire ciò che si farà poi fra 2 anni, questo sinodo episcopale, o meglio detto, il sinodo dell'episcopato mondiale. Adesso siamo ancora sul livello diocesano o nazionale. Bene, un testo ben venga, un testo viene discusso, un testo deve essere anche discusso, però non è il furor teutonicus, lo dico anche come tedesco, non ha portato quasi mai qualcosa di bene né per il mondo né per la Chiesa. Allora, cari amici, un po' più, meno prepotenza e un po' più umiltà. Anche Prudenza. questo da parte mia, sarebbe una, come dire, un consiglio, se posso dire anche un consiglio di un confratello. Lucetta Scarafia, queste parole di eccellenza mi sembrano importantissime, mi sembrano un sasso lanciato nello stagno, perché qui noi abbiamo la tradizione tedesca, il furore teologico tedesco, si consuma anche attraverso le visioni intelligentissime, speculativamente affascinanti, di Ratzinger, poi di Walter Kasper, poi di Lehmann, e adesso invece Nicoletta Scarafia. Intanto volevo dire a Sua Eccellenza una cosa, che io penso che il furor teutonicus di cui lui parlava, che c'è sicuramente dentro questi documenti e c'è nella storia soprattutto, ci ricordiamo tutti delle invettive di Lutero, ha avuto anche dei risultati positivi. La Chiesa Cattolica non riusciva a fare questa riforma, erano decenni che cercava di riformarsi, vedeva la necessità di una riforma, molto forte la necessità di una riforma, e non riusciva a farla. Sono riusciti a farla solo dopo che sono stati bastonati da Lutero. Quindi forse qualche effetto positivo l'ha avuto. E io sono una delle persone che pensano che la riforma cattolica è stata fatta bene, aveva delle buonissime intenzioni e per molti aspetti ha funzionato molto bene. Quindi, in modo anche speculare a quella protestante, poi, tra l'altro. E quindi penso che abbia, dal punto di vista, per esempio, sociale, e quindi ha funzionato bene. In realtà, noi viviamo ancora, diciamo così, in un ambito della Chiesa che è ancora quello della riforma tridentina, e quindi forse il furore teutonico che ha tirato fuori adesso la Germania sarebbe bene senza andarsene, senza scissione, potrebbe servire a mettere in moto una riforma della Chiesa. Ma ci sono De Lutero in Germania? Lei intravede De Lutero in Germania? Ma non vedo neanche Luterino, scusi la parola, se si capisce questo in italiano si può tradurre, non lo Sì, so. certo. No, no, si traduce benissimo. Io direi che piuttosto manca Erasmo da Rotterdam, senza il quale non ci sarebbe stato né Lutero né la Riforma cattolica. Ecco. Sì, ma lei sapesse, professoressa, che fra i due, Lutero e Erasmus, era proprio un'amicizia, purtroppo si è rotto fra i due. Proprio per motivi che Erasmus non ha più condiviso
come dire, questo si deve questo pensiero accanito del suo amico e ha dovuto rompere almeno chiaramente, anche pubblicamente, la sua amicizia profonda. Per Erasmo, scusi, eccellenza, ma Erasmo è stato quello che ha per primo fatto delle edizioni economiche della Bibbia, tascabili e accessibili a tutti, con delle note accessibili a tutti, e ha tradotto nelle lingue volgari la Bibbia, prima di Lutero. Questa è una cosa molto importante, lui a questo Esatto. ci credeva molto. Se non ci fosse stata questa, diciamo, idea umanistica sua di Erasmo, ecco, a dare alimento vero poi alle posizioni un po' estreme di Lutero, non ci sarebbe stato nulla. Comunque, lasciamo perdere la storia a questo punto. Io penso invece che la stia facendo Benedetto la storia adesso, la stia facendo con la lettera che ha scritto in risposta appunto alle accuse fatte dalla Conferenza Episcopale Tedesca al suo operato come arcivescovo di Monaco. Ecco, poi vorrei ricordare che tutto quello che sta succedendo in Germania è effetto anche della scoperta di un numero altissimo di abusi sessuali, come è successo in Francia, del resto. Poi ogni paese reagisce a modo suo a questo. Cioè, la Chiesa è sottoposta a delle scossoni, a dei terremoti che sono cominciati tipo 30 anni fa, ma che stanno scuotendo radicalmente la Chiesa. Sono cominciati con il caso Spotlight, che tutti abbiamo visto, anche il bellissimo film, negli Stati Uniti d'America. Lì si sono molto in fondo fermati sul piano dei risarcimenti. Intere diocesi sono andate in rovina per i risarcimenti, per lo scandalo. Invece in Europa sta avvenendo quello che deve avvenire, cioè un'analisi più profonda di cosa significa per la Chiesa, cosa chiedono, cosa dicono alla Chiesa queste denunce, questo numero enorme di abusi, e cosa chiedono alla Chiesa. E a questo ha risposto assolutamente in modo, secondo me, perché lo condivido, perfetto, Benedetto XVI con la sua lettera, perché accusare l'arcivescovo di Monaco, che però è diventato papa, di avere chiuso gli occhi davanti agli abusi, è stato fare un cortocircuito, perché non si era ancora arrivati ad accusare un papa, no? Hanno accusato il papa. Ora, io penso, come è anche stato detto, che Papa Benedetto personalmente non sia stato responsabile di quei casi, anche perché l'arcivescovo di Monaco non si occupava di queste cose, diciamo, minute, e in fondo era un sacerdote che era stato trasferito di diocesi per seguire una terapia psicologica. Quella ufficialmente era quella, non è che uno andava a vedere perché, per come, eccetera. Penso che questo, quindi, diciamo che personalmente Papa Benedetto non sia responsabile, e non sia responsabile, e anzi, come abbiamo visto dopo, quando è diventato segretario della dottrina della fede, quando è diventato prefetto, scusatemi, della dottrina della fede, e poi quando è Papa, è stato il più forte, diciamo così, nemico degli abusi ecclesiastici nella Chiesa. Ha scritto e fatto, ha preso i provvedimenti più duri nei confronti degli abusi ecclesiastici, e ha fatto anche di tutto perché venissero perseguiti i più terribili abusatori. Tutti sappiamo la storia di Massiel Massiel, nessuno gli toccava un dito. Appena è diventato Papa Benedetto, è venuto fuori tutto. Liquidato. Ecco, allora, Però queste sono le cose che contano. Però lui nella lettera ha fatto una cosa molto più importante, molto più forte, perché ha detto: io sono colpevole, ma non sono colpevole per quei preti, due o tre preti, di cui lui non sapeva nulla di Monaco, ma di non saperne nulla, non so come dire, cioè del una sistema colpa in ecclesiastico vigilando, i giuristi che. direbbero di una colpa in vigilando. Sì. Perché diceva era normale che non si dicesse niente, che si spostassero i preti. E io penso che tutte le gerarchie ecclesiastiche, più alte sono arrivate, più sono colpevoli di questa cattivissima e orrenda gestione degli abusi della Chiesa. È stata la prima volta che il più alto dirigente della Chiesa, che è stato Papa, si è assunto la responsabilità di quello che è stato chiamato il sistema di affossamento degli abusi operato dalla Chiesa. Questo
Questa è la cosa importante che ha fatto Benedetto e con questo ha segnato la strada a tutti. Ha detto, non è che noi cominciamo a dire no, sono solo poche mele marce, no, io in realtà non ne sapevo niente, cioè la gara a scaricare le colpe e a tirarsi fuori che c'è dalla situazione, ma è stata di dire no, siamo tutti responsabili, l'unica strada è confessare che abbiamo fatto di questa gravissima colpa, perché la Chiesa per ricominciare deve cominciare, diciamo così, sul pulito, dopo esserci purificati da questa gravissima colpa. E questo a me mi ha commosso profondamente quando ho letto questa lettera, pensare a questo ormai molto, molto anziano Papa che, accusato, poteva anche avere una reazione di dolore e di ripiegamento, che invece ha fatto questo scatto fantastico, segnando la via alla Chiesa. Ecco, io ne sono stata commossa, ammirata e gli sono infinitamente grata come cattolica e come cristiana. Io Ha credo, detto, professore volevo, Azzaro, no, volevo dire che io dobbiamo arrivare alla fine, prego però. leggo la professoressa Scarafia e credo che questa commozione sia anche dovuta al fatto, o principalmente, o in gran parte dovuta al fatto che lei ha sentito parole di fede, ha sentito parole di fede che hanno riscaldato il cuore, che hanno dato pace al cuore. E Anche credo che la. parole di coraggio e di verità, E non solo infatti vanno insieme le coraggio. cose. E io volevo dire che a me, riguardo a quello che è stato detto adesso sul cammino sinodale tedesco, ecco, c'è un equivoco. Mi rifaccio al libro, cioè c'è un passaggio equivoco per cui se si vuole superare, credo questo sia l'assunto. Se si vuole superare questa crisi, allora è necessario riformare la Chiesa introducendo tutta una serie di elementi che però in realtà, Benedetto ci dice, fanno parte di un canone della contestazione di minimo 40 anni fa, le donne sacerdote, le benedizioni delle coppie omosessuali. È strabiliante come lui questo canone che oggi il cammino sinodale tedesco in varie correnti vuole imporre come ricetta per guarire dagli abusi, lo descrive 40 anni fa e lucidamente spiega perché è destinato a fallire. E la ragione principale per cui è destinato a fallire è che è una pia illusione pensare che immaginare il regno di Dio come una specie di mondo migliore che costruiamo noi e che ci farà felice attraverso delle ricette che immaginiamo noi giuste. Il regno di Dio che ci fa felice è l'annuncio di Gesù Cristo. E questo si vede anche oggi. Lei mi chiedeva dell'opzione Benedetto. Scusi se mi esprimo in termini un po' crudi. Io sono un docente universitario come la professoressa Scarafia e mi confronto giornalmente con centinaia di studenti. Agli studenti muove il cuore l'annuncio di Gesù Cristo quando è annunciato in modo vero, quando gli. E sulla base di questo poi agiscono per il miglioramento del mondo. Chiaro, è chiaro. Il contrario, la promessa di un mondo sempre migliore che dobbiamo fare noi e che non si realizza, alla fine porta alla disperazione oltre che all'abbandono della Chiesa. Se si Chiarissimo, autointende così. chiaro, professore Azzaro, è chiaro, lo diceva Paolo VI, il mondo ha bisogno di testimoni più che di predicatori. Però consentitemi di dare la parola, diciamo, per ora, finale. Di tempo perché poi conto avere altre occasioni di confronto a Sua Eccellenza, perché mi pare che questo libro, Joseph Ratzinger, Benedetto XVI, La vera Europa, identità e missione, l'esperienza Joseph Ratzinger è da vescovo, da teologo e da papa, dimostri che non si può pensare a un futuro dell'Europa senza, e anche analizzare la crisi dell'Europa senza analizzare il momento di difficoltà della Chiesa cattolica in Europa stessa. Simul stabunt, simul cade.
dicevano gli antichi giuristi romani, per parlare di clausole, di contratti. Eccellenza. Bene, allora volevo prima ringraziare sia la professoressa sia il professor Scarafia, anche il professor Azzarru, che hanno parlato proprio, come dire, molto meglio di me, ma il pensiero condiviso. Riguardo alla sua domanda, vede, io adesso dal 96, 1996, vivo e lavoro, o meglio detto prima, lavoro accanto e con e per il prefetto Ratzinger. Poi dal 2003 sono diventato il segretario, all'insaputo certamente che, perché era un provvisorio per alcune settimane, cioè era convinto che Giovanni Paolo II adesso finalmente dice puoi andare in pensione. Poi è venuto il 2 aprile 2005 e il 19 2005. Ognuno sa queste due date precise, allora da quando sono anche diventato segretario del Papa. E sono rimasto anche quando hanno rinunciato al pontificato e sono ancora qui. Ciò che vedo, ciò che ho visto, ciò che sento, ciò che ho sentito, ciò che fa, è proprio una testimonianza per la verità, per la libertà e per la dignità. E questi tre elementi sono alla fin fine sono come una, come dire, la Santissima Trinità. Allora, non vorrei adesso avere problemi con la dottrina della fede, certamente, usando fisco. Però si può, lo vedo questo, lo vedo incarnata. Allora, ciò che una persona vede e sente, e poi devo dire anche, per me è una persona che è trasparente per la sua veridicità. Dire a lui che avrebbe detto una bugia, eccetera, è proprio insomma, l'assurdità più assurda. E questo lo ha colpito. Questo, anche se è tutto chiarito dopo, però ancora questo narrativo continua. Bene, importante per me è che ho visto questa persona. Qual è la sua fonte? La sua fonte è la fede. La sua fonte è proprio l'annuncio della bellezza della fede. Sono diversi articoli in omelie, eccetera, dove parla della bellezza della fede. E non dobbiamo perdere questo. Questo è un dono, un grandissimo dono che abbiamo. Non più annunciare questo dono è un si impoverisce e la Chiesa, come la Chiesa, diventa infedele alla sua missione. Deve annunciare la buona novella, deve annunciare la verità. Importuno e opportuno con San Paolo. E questo proprio si può dire il motto accanto del Cooperatores Veritatis. Dixi. E visto che cita San Paolo, allora spes contra spem, cioè essere speranza più non solo avere speranza, ma essere speranza per gli altri. E se la Chiesa riesce a essere speranza in un mondo travagliato, di problemi che sappiamo benissimo, che non sto qui a sciorinare, è ovvio che il futuro della Chiesa può essere anche a ultrasecolare, insomma, ad libitum, però la capacità di sapere anche comunicare la bellezza della fede. Diceva il cardinale Camillo Ruini che la sfida per la Chiesa del XXI secolo era la capacità di saper comunicare. La sfida educativa per le giovani generazioni è la capacità di saper comunicare la bellezza della fede alle giovani generazioni. E naturalmente la comunicabilità è legata molto alla capacità di saper testimoniare. Joseph Ratzinger, Benedetto XVI, ha saputo testimoniare con la sua vita. Quest'anno, mi corregga se sbaglio, Eccellenza, sono 95 primavere per il Papa Emerito. Tra 2 mesi. Li faccia, trasmetta a nome nostro, compreso la professoressa Scarrafia, professor Azzaro, i nostri auguri ad multos annos. Joseph Grazie, Ratzinger. Squamaximas.
Joseph Ratzinger, Benedetto XVI, La vera Europa, identità e missione, si avvale dell'introduzione di Papa Francesco, un libro pubblicato da Cantagalli. Ne abbiamo parlato con Sua Eccellenza, Monsignor Gheorghe Svein. Grazie di nuovo, Eccellenza, e a presto, spero, e con i professori Lucetta Scarrafia e Pierluca Azzaro, che ringrazio ambedue. Professoressa, non è stata schiacciata dalla preponderante presenza maschile. Sono stati buoni, due maschi buoni, tre maschi buoni. Va Grazie. bene, ha detto due, non voglio sapere chi l'ha Grazie, dovuto. buona serata. No, il conduttore Grazie. lo lasciavo come in un limbo. Grazie agli ascoltatori. Grazie Grazie agli mille. ascoltatori Grazie. di Radio Radicale e un saluto da Giuseppe Di Leo. Appuntamento alla prossima occasione.